futuro di internet si articolerà su soprattutto sull'uso di internet per oggetti, cioè ormai una grande percentuale degli abitanti del globo sono collegati a internet, però nel momento in cui avremo anche oggetti che possono comunicare tra di loro, ecco che la possibilità di innovazione aumenta in maniera esponenziale. Naturalmente poi c'è l'aspetto tecnico di internet, che vuol dire aumentare la bandwidth, migliorare la qualità delle connessioni e così via. Questo naturalmente avviene quasi senza neanche pensarci, dietro le quinte. Però a livello dell'utilizzo di internet, questa è la cosa più grossa davanti. Fondamentalmente collegare miliardi di persone in un web, in un network, il fatto che io possa chiamare con Skype senza pagare qualcuno in Australia, per dire, no? o negli Stati Uniti o in altre parti del mondo, è una cosa veramente incredibile, no? I motori di ricerca, i social networks, la eBay, no? Con l'abilità di bid per prodotti uno non saprebbe come trovare, per esempio, no? E così via. Cioè, per non parlare del e-commerce, no? Il commercio elettronico. Per esempio, già negli Stati Uniti oggi ci sono più libri venduti elettronicamente che non cartacei, quindi questo cambia completamente tutto. La musica, il mercato della musica è cambiato completamente, cioè molti dei metodi che usavamo per il commercio sono cambiati, molti tipi di negozi non ci sono più. Per esempio in America non c'è più un negozio che venda biglietti aerei o biglietti per treni o quello che è, no? Quella che si chiama la travel agency, no? L'agenzia di viaggi è sparita in America. Sono sparite i negozi di dischi, anche i negozi per noleggio dei film, no? Non esistono più, e così via. Beh, innovazione per me vuol dire portare qualcosa di nuovo nel mondo. Quindi si parte da un atto creativo, da molti atti creativi che poi si congiungono in una creazione, prodotto, tecnologia, metodo di distribuzione, questo cambia, varia, e portarlo nel mondo, quindi occorre anche farlo, renderlo utile e disponibile nel mercato, e poi far sì che questo prodotto poi dopo continui ad esistere anche al di là di quella che è la creazione iniziale. Quindi questa è l'innovazione. I social network è l'aspetto più, diciamo, più diretto di questa connessione tra persone nel mondo di cui parlavo prima, a livello personale più che a livello, diciamo, di commercio, di scambio di pure informazioni. È l'aspetto più nuovo anche dell'internet e quindi anche più imprevedibile. Vedo da un lato delle potenzialità enormi, dall'altro anche il pericolo di essere utilizzati male, no? Per esempio molta gente che ha 3.000 amici, insomma, mi sembra un po' eccessivo, no? Oppure il fatto che certe ditte abbiano accesso a molta informazione personale che poi può essere usata male. Quindi insomma è come tutte le cose tecnologiche, possono essere usate per il bene o per il male, ma comunque io sono abbastanza ottimista e penso che i social network avranno un impatto molto positivo per l'umanità.